Quando si parla di osteoporosi spesso la si associa all'arrivo della menopausa, però spesso ci sono anche farmaci come i corticosteroidi, il cortisone, che possono favorire la comparsa dell'osteoporosi. Sono con Cecilia Nalli, reumatologa presso l'unità operativa di reumatologia degli ospedali civili di Brescia e referente della Lupus Clinic. Dottoressa Nalli, facciamo una panoramica generale. Qual è la relazione tra lupus e osteoporosi? Allora, sicuramente l'osteoporosi è una condizione che principalmente interessa le donne in menopausa, ma non è così vero. Ci sono delle condizioni, soprattutto l'utilizzo di certi farmaci, che possono favorire l'insorgenza osteoporosi anche indipendentemente dalla menopausa. Tra questi, sicuramente, parlando di pazienti con lupus, il cortisone la fa la padrone. Sappiamo infatti che ha un effetto negativo sulla densità dell'osso e quindi, seppur vero che attraverso l'utilizzo di farmaci sempre più innovativi noi cerchiamo di ridurre il più possibile il dosaggio settimanale di questo farmaco nei nostri pazienti, è pur vero che in passato se ne è fatto largo uso e ancora adesso se ne fa largo uso. Altro aspetto che mi preme sottolineare è come comunque l'osteoporosi sia anche mantenuta e provocata da un impoverimento osseo dovuto a una riduzione dell'attività fisica, e sottolineo questo fatto perché la paziente con il lupus spesso ha fatica, astenia, e quindi è difficile mantenere nel corso della sua vita un discorso di attività fisica in maniera continuativa. Quindi più elementi che possono portare a un peggioramento dell'osteoporosi o a un'insorgenza della stessa anche indipendentemente dalla menopausa. Ecco, dottoressa Nalli, poi ovviamente ci sono anche delle altre attenzioni, no, riguardo all'osteoporosi, e sicuramente riguardano anche l'acqua che noi scegliamo di bere. Dottoressa Nalli, prima di proseguire sul lupus, vorrei anche una piccola battuta sull'acqua, come la dobbiamo scegliere, come dobbiamo leggere l'etichetta dell'acqua? Allora, sicuramente la prima acqua che fa meglio per l'osteoporosi è l'acqua del rubinetto. Sembra banale, ma l'acqua del rubinetto è ricca di calcio, è potabile e fa bene anche su questo aspetto. In generale il contenuto di calcio, cioè di residuo fisso calcico, è indicato sempre nell'etichetta, e bisogna, è vero, perderci un po' di tempo, ma una volta imparato a leggere sicuramente è un ausilio molto utile, perché ovviamente tutti beviamo, tutti abbiamo sete, costa poca fatica farlo e sicuramente è una cosa che possiamo tutti fare. Bisogna solo stare attenti nel caso di, ad esempio, coinvolgimento d'organo, quale soprattutto coinvolgimento renale, di non andare a scegliere delle acque troppo pesanti dal punto di vista mineralometrico, perché potrebbero invece andare a alterare l'equilibrio elettrolitico a livello renale, quindi questo è l'unico accorgimento. Però per il resto direi che imparare a leggere l'etichetta è una buona idea, e in mancanza di l'acqua del rubinetto va sempre bene. Quindi devono essere acque ricche di calcio ma povere di sodio, è esatto, corretto? Esatto, perché il sodio sappiamo essere un elemento che altera il discorso elettrolitico, e soprattutto è indicato da tutte le linee guida, sostanzialmente è indicato come una sua riduzione nell'apporto dietetico generale, quindi anche extra acqua, sia indispensabile a più livelli, per il discorso del rischio legato alla pressione, piuttosto il rischio legato anche all'assunzione stessa del cortisone delle nostre pazienti, perché di fatto tra i consigli che diamo alle nostre pazienti è quello di ridurre l'introito di sale per ridurre appunto gli effetti collaterali da cortisone, quindi sicuramente sì. Dottoressa Nalli, si può fare prevenzione per l'osteoporosi in generale e poi vediamo cosa fare nel lupus, per chi ha il lupus? Allora, sicuramente sì, la prima regola è un adeguato apporto di nutrienti in generale nella nostra dieta. Un'altra regola è un adeguato apporto, per l'appunto, di calcio, che è sicuramente contenuto nell'acqua, come abbiamo detto prima, ma anche nel latte, latticini e derivati.
Sicuramente un adeguato apporto di vitamina D. Sappiamo che alle nostre latitudini siamo un po' tutti carenti, sappiamo che è una vitamina attivata dal sole e le pazienti con il lupus devono proteggersi necessariamente dal sole, quindi sono carenti anche per motivi legati alla patologia stessa. E sicuramente si possono fare una prevenzione a livello di abitudini di vita, indipendentemente dal cibo, quindi ridurre l'introito di alcol, sospendere l'abitudine al fumo se si ha, quindi indispensabile. E l'attività fisica fa parte dei pilastri della prevenzione dell'osteoporosi, perché il mantenimento di una microsollecitazione meccanica a livello di articolazioni, muscoli e ossa fa sì che siano più in buona salute sostanzialmente, che quindi il discorso osteoporosi sia via via più rimandato, ecco, diciamo così. Dottoressa Nalli, come viene gestita l'osteoporosi per chi ha il lupus, con tutte le cose che abbiamo detto fino a questo momento? Il pilastro è sicuramente nella nostra pratica clinica ridurre al minimo indispensabile la terapia col cortisone. Di fatto ad oggi abbiamo tanti farmaci che ci permettono di raggiungere una remissione della patologia o senza cortisone o comunque con il dosaggio minimo sufficiente. Quindi sicuramente il primo intervento ipoterapeutico. Poi nelle nostre lupus cliniche, nei nostri ambulatori, parlare col paziente delle sue abitudini di vita, quindi discutere di eventuali abitudini negative per invogliare il paziente a farne a meno. Sicuramente un dosaggio periodico della vitamina D, noi lo facciamo abitualmente perché l'eventuale supplementazione va appunto tarata sul dosaggio ematico di questo ormone e quindi è indispensabile sapere il valore esatto per ogni paziente. E ultima, ma non per ordine di importanza, l'esecuzione della densitometria, la MOC, che noi consigliamo nelle pazienti anche in premenopausa se stanno facendo appunto terapia cortisonica, ma soprattutto dopo la menopausa, ogni 18-24 mesi, a seconda poi del valore che si trova nella paziente, è un esame sicuramente raccomandato. Quindi questa è un po' la pratica clinica che noi facciamo nella paziente con lupus. Oggi per l'osteoporosi abbiamo diverse molecole che ci vengono in aiuto, diversi farmaci come i bifosfonati, il denosumab e il teriparatide. Dottoressa Nalli, nel caso ci sia bisogno di trattare l'osteoporosi, questi farmaci sono compatibili con la terapia per il lupus? Allora, assolutamente sì, diciamo che la scelta di questi farmaci è dettata dalla cosiddetta nota AIFA 79, che è il nostro vademecum per la scelta dei farmaci. La scelta è dettata da vari item, sicuramente bisogna valutare il numero, se presente ovviamente, di fratture, conta il valore densitometrico dato dalla MOC, ma non solo, perché per quanto riguarda ad esempio il lupus, esso stesso è una condizione che è inserita nella nota AIFA come fattore di rischio indipendente e quindi meritevole di una terapia di prevenzione dell'osteoporosi. Altro discorso molto importante che fa la nota è riguardo alla terapia corticosteroidea, nel senso che indipendentemente dal valore della MOC piuttosto che dalla presenza di una o più fratture, se il nostro paziente sta assumendo o ha in programma di assumere dosaggi di cortisone maggiore o uguale a 5 mg al giorno per un periodo almeno di 3 mesi, è comunque indicata la terapia. Questo per dire che l'attenzione che dobbiamo mantenere sui nostri pazienti è sempre molto alta e comunque in generale i farmaci non hanno particolari controindicazioni ai nostri pazienti, quindi noi li usiamo ampiamente tutti a seconda dei casi. Grazie alla dottoressa Cecilia Nalli.